Dai, vai, vai 5 contro 0. Stop, 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 stop. Vieni qua, torna. Visto che andiamo in transizione, vai di là. Allora, se vi ricordate, abbiamo esordito col primo passaggio che era al lato. Io vorrei che la palla sia sempre in mezzo, perché sia con il palleggio che, come abbiamo visto, che con passaggio possiamo passarla sull'ala. Ma se quello che lui, che era nudo, corre lì in mezzo all'aria tra i due lunghi, non che ha corso bene. Perché se lungo arriva prima di lui, vuol dire che ha corso lento. Io vorrei che il mio lungo arrivasse al mio piccolo, quello esterno, arrivasse al più presto sulla linea di fondo, vai. E tu adesso esci fuori, adesso portando la palla in mezzo oppure di là direttamente in ala, abbiamo guadagnato almeno un secondo di velocità senza fermare la corsa dei lunghi, che magari potrebbero, visto che lui aveva corso di qua e aveva frenato il nostro lungo, abbiamo frenato il nostro contropiede primario. Perciò eravamo più tardi messi per il secondario, perciò non era giusto ed era una conferma soltanto per farvi vedere in che modo vorrei che corressero. Ma fermiamoci qua, non andiamo più di là, perché non parliamo di transizione ormai, quello era solo un accenno per arrivare agli ultimi 14 secondi dopo rimbalzo. Abbiamo detto che in questo modo noi non possiamo scegliere durante la partita quale giocatore dove metterlo, perché è talmente imprevedibile, ma possiamo allenare che loro durante la settimana riconoscono, in qualsiasi caso avvenga sul campo, di riconoscere le loro qualità e arrivare al posto giusto, soprattutto negli ultimi 14 secondi. Allora, arrivati a questo punto, vieni, ok? Noi non vogliamo che quel giocatore arrivi né a metà né in ala, va bene? Vuol dire che vogliamo che lui corresse a ricevere Steger passando la palla a lui, così tu direttamente corri a ricevere Steger, tu rimani lì che non sei giocatore pick and roll ma sei solo tiratore, e adesso possiamo scegliere quale pick and roll giocare. Dopo il blocco, se lui la può ricevere e va direttamente, va bene, se no analizziamo i giochi pick and roll, va bene. Se la palla è in mezzo, vedremo dopo, adesso la passiamo di là. Sempre il secondo, proprio per accorciare il tempo, sempre il secondo va a bloccare sulla palla. Ma se il secondo in questo momento è numero 5, tra i loro due, tu continua di là, numero 4 va di là, allora tocca a numero 5 a bloccare, vieni, ok. Modo sbagliato, secondo me, di fare blocco con il numero 5, perché 50%, visto che non è tiratore faccia a canestro, non può fare pop out e deve andare dentro. Se deve andare dentro, vai di là, ok, se deve andare dentro, possono giocare soltanto 2 contro 2, gli altri 3 non ci servono, e se per caso la difesa del lungo non fa largo show up ma si ferma sulla sua linea, c'è sempre tempo che esterno entra tra la palla e il lungo e riprende il suo uomo. Io per quello vorrei, sempre quando numero 5 deve bloccare su pick and roll laterale, che blocchi portando la palla verso linea del fondo,
far ruotare gli esterni. Tu vieni da dove la palla è partita, tu vieni di qua, in mezzo, tu vieni di là, per togliere tutta la difesa da sotto linea del tiro libero, dove ancora nessuno può aiutare, e lungo attaccando il post basso dal lato debole, tu vai direttamente a canestro. Va bene? Andiamo, due difensori qua. Vabbè, tu vai su di lui, tu vai su di lui. Parti di là, vai, vai in angolo, vai, vai, vai sull'ala, vai di là. Analizziamo solo quel pick and roll, via. Va bene, dai di nuovo, attacca il ferro direttamente, vai, vai. E voi ruotate qua, vai. Ok, è un altro discorso come consigliarli di giocare pick and roll. Attacca più a lungo il loro lungo, attacca prima tu il ferro per avere più possibilità, dopodiché per ultimo cerca di scaricare. Cosa avete notato? Io sono cervellottico, almeno così dicono, che penso troppo, ma credetemi, anche oggi vorrei farvi pensarci sopra per diversificare l'affetto verso lo sport che abbiamo, che amiamo. Perché diversificarlo? Perché secondo me, se sullo stesso libro a 10 diversi registi danno modo di fare il film, sarebbe bello che tutti i 10 farebbero, e sarà certamente diverso. Ma non vuol dire che uno sarà brutto o che l'altro sarà, che solo uno sarà bello. Per quello io penso che più pensiamo con l'affetto verso il nostro sport, sarà diversificata l'amore che abbiamo verso lo sport. Cosa avete notato in questo blocco? Vai. Vai. Cosa avete notato? Cosa migliorereste? Cosa migliorereste? Grida. Il giro del lungo. Vai. Andiamo. Cosa migliorereste ancora? Grida.